Oh, amici degli anni 80, siamo in diretta. Adesso invitiamo Matteo. Questa sera parleremo di questo fantastico libro Finn Pop anni 80 con uno dei due autori. Eccoci qua. Eccoci, ciao. Ciao, ciao Matteo. Ti vedi anche doppio, aspetta che giro la telecamera. Oh mio Eccomi Dio, qua. il No, doppelganger. infatti ti vedevi doppio e dicevi qua c'è qualcosa che non va. Ascolta Massimo, mi metto le cuffie, mi senti il ritorno o mi senti bene? No, ti sento bene. Ok. Di solito ho più problemi con le cuffie. Intanto salutiamo le persone che stanno entrando durante la diretta. Come dicevo, oggi parleremo del tuo libro, del Finn Pop anni 80. Ma non solo, parleremo un po', diciamo, di tutto quello che riguarda il cinema anni 80, giusto? Giusto. Allora, ti faccio una domanda che, intanto, non è che ho dei problemi, ma è che la prima diretta che ho fatto, l'ho fatta con questi occhiali perché avevo delle occhiaie vistose, e da allora in poi ormai lo uso come, diciamo, travestimento. Io non posso fare questa cosa perché una delle prime dirette che ho fatto, cioè avevo dei capelli sparati tipo linciani folli, però non Va riesco a tenerli sempre così. Non mi fanno entrare bene. al lavoro, se no. Allora, partiamo con una simile intervista. Diciamo, ti faccio una domanda che faccio a tutti quelli che intervisto. Ti do le chiavi della DeLorean per tornare negli anni Ottanta. Devi scegliere proprio un momento esatto, cioè puoi usare solo una volta. Cosa fai? Ritorno a quando ho visto il mio primo film al cinema con papà, cioè avevo 4 anni ed era E.T. Era al Ah. cinema Atlantic a Roma e è un ricordo che racconto anche nel libro. È uno dei più bei ricordi che ho con papà. E è sia un ricordo del cuore, sia anche un po' divertente perché immaginate un bambino di 4 anni che vede il trauma della morte di E.T. al cinema. Perché ti, se ricordate bene, a un certo punto praticamente è come se fosse morto lì bianchiccio, esanime nella Sì, è fanghiglia, vero. e poi muore proprio per alcuni minuti nella scena, cioè dura tantissimo la scena in cui è proprio morto, Elliot si dispera, eccetera. Io avevo raccontato a papà, cioè desideravo tantissimo andare a vedere al cinema. E mamma aveva appena avuto mio fratello Paolo e quindi c'ero andato io solo con papà. Siamo una famiglia di cinefili e andavo spesso al cinema appunto da piccolo. E questo è il primo film che mi ricordo di aver visto al cinema proprio per l'intensità del momento. E mio papà temeva che io mi stancassi troppo e allora mi disse: no, allora quando io mi spaventai vedendo quella scena. Non volevo dire a mio papà che volevo uscire dal cinema perché mi stavo sentendo tristissimo per il fatto che ti era morto. Allora gli dissi quello che si aspettava che io dicessi, cioè gli dissi: papà, andiamo a casa, sono stanco. Mio papà però non se l'era bevuta, assolutamente. E allora mi disse una cosa molto bella. Mi fece spoiler in pratica. Quando spoiler era ancora una parola non esistente, mi disse: ma non finisce così il film. Se vuoi andiamo a casa, ma vuoi vedere quando E.T. si sveglia? Io per lì lo odiai perché pensavo che mi stesse mentendo spudoratamente per poter vedere il finale del film. E invece, poi, quando E.T. gli si illumina il cuore rosso, sale con Elliot sulla bicicletta, sorpassano i poliziotti, io stavo lì così, Stani! E mio papà. Sei ancora stanco? Vuoi andare a casa? E io, no, papà, mi sono riposato, grazie. E è bello Bellissimo. anche per un altro motivo, perché all'Atlantic, chi è di Roma e ha la mia età, forse se lo ricorda, quando non era ancora multisala, c'era il tetto del cinema che si apriva Ma dai. tra un tempo e l'altro per far fumare la gente, però Bellissimo. d'estate si apriva quando era bel tempo, di notte. E quel giorno era dicembre, quindi non aveva senso aprirlo, ma il proiezionista forse
voleva partecipare dell'emozione che pervase la sala proprio nel finale, quando la navicella ti parte, e proprio in quel momento il proiettista apre il tetto. E noi Guarda, guardiamo solo e ci sono le spettacolo. stelle. Io c'ho i brividi a ripensarci, Bellissimo. ed è uno dei motivi per cui mi sono innamorato del cinema e per cui mi manca tanto in questi giorni in Allora, cui non a si riesce ad andare. proposito, io faccio pubblicità a tutti, non ho sponsor o cose del genere, magari, però devo, visto che non so se tu guardi Striscia la Notizia, No, non lo seguo, però dimmi. loro fanno una sponsorizzazione finta che si chiama Sugo Besugo, io invece ho uno sponsor vero, cioè non ho sponsor, ho un partner, più che altro che sta dando una mano proprio per il discorso del cinema. Questi sono popcorn, che sono la cosa più legata al cinema. Purtroppo questa azienda qua è un anno che è ferma, è il più grosso produttore italiano di popcorn. Quindi per far capire anche l'indotto che c'è, non solo delle pellicole, ma anche tutto quello che ruota intorno, quindi i dolci, i gadget. E chiaramente questa azienda qua sta percorrendo una grossa difficoltà e quindi gli sto dando un po' una mano. I popcorn sono buonissimi e se andate su fanfooditalia.shop con il codice degli anni 80 li pagate anche 15% in meno. Quindi io non ci guadagno niente, però se si può dare una mano al cinema, Ci diamola. faremo una mangiata di popcorn, Poi magari assolutamente. ti faccio mandare una confezione di popcorn, una confezione, una scatola, diciamo. Va Devo dire bene. che è proprio, cioè, uno dei momenti in cui mi sono sentito più al sicuro durante questo Covid è stato quando ero al cinema a vedere Tenet, prenotato da casa, un posto uno sì, uno Vero. no, anzi due sì, due no. Ma non facciamo, cerchiamo di essere allegri, non parliamo troppo di cose tristi che ce ne sono già troppe. Parliamo del libro. Allora, il libro purtroppo ho iniziato a leggerlo solo in questi giorni qua, nel senso che ho una serie di libri che sono molto contento quando me li mandate perché li leggo molto volentieri e questo libro, per quello che ho letto fino adesso, è scritto molto bene, cioè l'hai scritto con l'intenzione che piace a me, cioè non è troppo sono figo, so tutto io di cinema, ma ti fa entrare veramente nell'esperienza dei film top degli anni Ottanta. Non so se era la vostra intenzione. Allora sì, io e Simone Stefanini, che è l'altro autore del libro, siamo partiti proprio con questo desiderio, cioè quello di parlare dei film che amiamo, quelli degli anni Ottanta, da un punto di vista che fosse pop, come sono pop i film, che fosse approfondito, perché noi siamo degli studiosi anche di cinema, Simone è un giornalista e un critico musicale, infatti c'è un'ampia parte del libro che riguarda anche le musiche, le colonne sonore. E però sempre con appunto un piglio molto, cioè diamo del tuo al lettore, insomma, Sì, cerchiamo quello è una molto continuità con bello. l'autore. Ti fa sentire a casa, insomma, non è una cosa. È il rischio della critica cinematografica quando si parla di cinema di usare troppi tecnicismi. Noi quando serve li mettiamo, ma quasi non si Sì. vedono, stanno lì e cerchiamo appunto di instaurare proprio un dialogo con i lettori e le lettrici sotto due diversi punti di vista. Uno è quello ovviamente nostalgico, film pop anni 80 non ti può scattare che la nostalgia, ma il libro è rivolto anche a un altro tipo di pubblico, che è il pubblico dei giovani. O anche non, magari non giovanissimi, ma che comunque non hanno vissuto quegli anni come li abbiamo vissuti noi, che li hanno scoperti dopo, magari negli anni 90, magari attraverso le VHS dei genitori, oppure attraverso i fratelli, o oggi, dopo Stranger Il Things, magari con streaming. tutte le curiosità, i streaming. Ecco, e quindi il nostro desiderio era di vedere questi film, sì, celebrarli, ovviamente, perché li amiamo, ma anche di vederli con gli occhi di oggi, cioè che effetto fanno visti da qualcuno che non li ha vissuti al cinema e che non c'ha questo ricordo mitico come c'ho io quello di E.T., per esempio. E
soprattutto cioè, quando li consigliamo magari a un giovane, a un nipote nostro, a un nostro figlio, ci danno dell'ok boomer oppure si entusiasmano pure loro? Io posso dire, per esempio, che i miei nipotini sono impazziti quando gli abbiamo fatto vedere con mamma e papà i Goonies, per esempio, cioè funziona ancora, o i Ghostbusters, o Assolutamente. Terminator, lo amano, ma il primo pure, eh? Cioè quello con gli Io effetti un po' vedo ancora. mio figlio ha 10 anni, quindi lo sto introducendo, insomma, guarda veramente tanti film con me, questo mi fa piacere. E effettivamente vedo che la grande maggioranza dei film, chiaramente selezionati come avete fatto voi nel libro, funzionano ancora oggi. E infatti la prima domanda, io penso una cosa del vostro libro, che potrebbe essere una cosa molto utile da utilizzare prima della visione o dopo la visione. Cioè, nel senso che può essere prima per scoprire, magari per capire se il film può essere adatto, può essere del nostro, il mio gusto personale, così, e alla fine per scoprire le curiosità anche, per scoprire dove è stato ambientato, le colonne sonore, delle note curiose che magari chiaramente nella pellicola non li possiamo capire. Sì, praticamente noi abbiamo, io vengo un po' dall'esperienza dei dizionari delle serie TV cult, sempre editi da Becco Giallo, e lì con Claudio Gotti, l'altro coautore, avevamo inventato una griglia di 7 sezioni fisse attraverso cui parlare delle serie TV. Ovviamente quella griglia non poteva funzionare con i film pop degli anni Ottanta perché hanno delle caratteristiche differenti. Quando con Simone abbiamo pensato di parlare di questi film, allora abbiamo detto scegliamone alcuni, cioè non parliamo di tutti, tutti, scegliamone alcuni e approfondiamoli, cerchiamo di trovare anche delle interpretazioni, un punto di vista per quanto possibile inedito. Uno dei più difficili da scrivere, per esempio, è stato Shining o Blade Runner, che sono dei film di cui tutti hanno scritto tantissime cose meravigliose. Ecco, però noi, grazie a questa griglia, siamo riusciti a trovare una nostra cifra. E se vuoi, ti dico qual è questa Sì, divisione. assolutamente. Allora, la guardo perché sono come i 7 nani, ne scordo sempre uno. Allora, iniziamo con la contestualizzazione, che è la data praticamente di quando uscì in Italia. Ecco, questa è un'altra cosa che abbiamo scelto fin dall'inizio, cioè colpa mia più che altro, Simone dice che è colpa mia, cioè quello di trovare la data esatta dell'uscita italiana dei vari film, che non è così semplice per gli anni No, Ottanta come sempre. Ho dovuto fare delle ricerche anche è andando molto a vedere degli complicato. articoli vecchi della stampa, eccetera, perché non si trova Internet Movie Database, per quanto riguarda gli anni Ottanta non è così preciso e non ha tutte le date di uscita italiane. Comunque, mi sono incaponito e abbiamo fatto questa ricerca per mettere in ordine cronologico di uscita italiana, così è proprio una vera e propria storia dei nostri anni, anche di spettatori italiani al cinema, quando la maggior parte dei film di cui parliamo sono film americani, perché non tutti, tutti, però la maggior parte sono americani, perché avevamo scelto di trattare dei film pop che avessero avuto un impatto internazionale e quindi la maggior parte sono quelli americani. Dopo la prima contestualizzazione, appunto, come eravamo, in Buoni e Cattivi, che è la seconda sezione, parliamo dei personaggi con una dicotomia tutta da vedere. Non sempre questa divisione tra buoni e cattivi è così netta. Pensiamo per esempio degli anni 80, gli anni 80 cominciano con cose come L'impero colpisce ancora, dove c'è il grandissimo colpo di scena, non ci capisci più niente, che il cattivo è il padre del buono, per esempio, e così via. Cuore è la sezione dove noi andiamo a capire perché quel film. Cerchiamo di indagare perché quel film ci è rimasto nel cuore e qual è la tematica principale del film. E in questa sezione è dove ci spingiamo con le nostre interpretazioni, per le quali ci siamo spesso avvalsi di Stefano Ventura, che è uno psicologo appassionato anche lui di cinema, che ci ha fornito dei ritratti psicologici di diversi personaggi e che quindi ci hanno. Questa ricerca ci ha aiutato a vedere il film sotto punti di vista che magari quando l'avevamo visti da ragazzini o da giovani o quando lo vediamo con l'automatismo della celebrazione a volte non notiamo. Per esempio, uno di questi è Labyrinth.
Poi c'è Icona Pop, dove parliamo delle icone, cioè delle cose proprio che visivamente ci hanno, si sono impresse sulle magliette, sui poster delle nostre camerette e camere, action figure e quant'altro. Tu penso ne sai qualcosa. E poi E playlist. io Playlist. adesso poi vedrai la sorpresa. Vai, vai, vai. Playlist è dove parliamo, là qua Simone si scatena la maggior parte delle volte, ma pure io qualche volta ci metto lo zampino. Parliamo della colonna sonora, che sono delle colonne sonore così mitiche, non solo le canzoni, ma anche proprio la colonna sonora strumentale. Pensiamo alle composizioni di John Williams, e a infinite altre, e quindi ne parliamo in questa sezione. Poi Rewatch è dove ti dicevo prima che effetto fa rivederlo oggi, con anche dei consigli di visione per vederli con i ragazzini di oggi, perché i ragazzini di oggi, no, sono più sgamati, però non sono abituati al livello di parolacce che ci sono nei film anni 80, anche nei film per teenager o per ragazzini. Assolutamente, cioè, il political correct era un po' diverso ai tempi. Non so quanto tempo fa hai rivisto Goonies o Stand By Me, ma dicono delle parolacce che oggi sarebbero Goonies l'abbiamo inammissibili. riguardato poche settimane fa per la seconda volta con mio figlio. Però allo stesso tempo questa sporcatura, diciamo, no? Questo non essere perfettino, è un po' quello anche che ci ha fatto affezionare a questi personaggi e che rivederli oggi ci sembrano anche un pochino più veri e meno invecchiati, forse, no? Vero. Perché nei nostri ricordi siamo così, cioè noi siamo i ragazzini che vanno sì con la bicicletta insieme agli amici a giocare, ma allo stesso tempo c'è il compagno che racconta la barzelletta sporca. Cioè non sono tutto perfettino come Stranger Things, che è fantastica come serie. Tuttavia c'è questa attenzione al non suscitare. Beh, ma se tu pensi negli anni 80 battute su gay, o persone di colore, razzi, cioè c'era tutto, era tutto concesso. Forse anche un film, ad esempio, come Porky's oggi sarebbe complicato. Infatti, quello che noi facciamo è non solo celebrare, ovviamente, ma anche andare a vedere quando ci sono queste criticità, perché ovviamente non è bello tutto quel machismo, quel militarismo, quel razzismo, il sessismo, l'omofobia, che ci sono anche in capolavori, in film che abbiamo visto e rivisto, e che magari adesso guardiamo in maniera più automatica, diciamo, no? Non ci facciamo neanche tanto caso. Quindi è molto interessante, cioè non dico che sia negativo, positivo, tout court, è interessante vedere come l'evoluzione che c'è stata, ed è anche interessante vedere come ci immaginavamo il futuro, perché molto spesso questi film, non solo Ritorno al futuro, ma anche Ghostbusters o altri, parlano proprio di come poteva essere il futuro, e delle volte ci azzeccano. Questi sono gli altri miei libri, grazie. Facciamo un po' di pubblicità. E La cosa assolutamente è che la prima cosa che ho il dubbio che avevo leggendo, aprendo il libro, è il fatto di come avete selezionato, perché ci sono dentro meno di 30 film. Poi sì, in ogni anno mettete anche, è uscito anche, però potrebbe essere che quando uno legge il libro uno dice: cavolo, ma non hai messo quel film, cazzo. Cioè, io ad esempio, ci sono dei film che per me negli anni 80 sono delle pietre miliari. Diciamo che io qua ho preparato una pila di... Io sono un collezionista seriale. Io compro film, io ho più di 10.000 vinili. compro libri, gadget, tutto quello... Non solo che riguarda gli anni 80, cioè... E sono un po' una spugna. Se tu mi dai una cosa da guardare o ascoltare, sì, sono appassionato. Guarda, ti dico solo che quando c'erano le VHS, io lavoravo di notte, facevo il DJ, quindi molte volte non riuscivo a dormire quando non io sono lavoravo. ancora lì, le VHS. Non le E voglio allora cosa togliere. facevo? Continuavo a guardare film, però a un certo punto, sai, soprattutto quando abiti in un paese, un piccolo paese, la videoteca non è che avevo così tante videocassette. E quindi cominciavo a guardare anche i film de sé, non so, Kieslowski, Truffaut.
Trovavo qualsiasi cosa per farmi addormentare. E quindi come avete fatto a selezionare questi, mi pare, 26 film? Allora, sono 28 più 1 28. e il più 1 è da leggere solo la vigilia di Natale. Chi ha comprato il libro quando è uscito, cioè a Non lo novembre, diciamo, lo l'ha già lasciamo come letto. sorpresa. Il 24 dicembre abbiamo fatto anche una diretta con alcuni amici, abbiamo letto un pezzo per uno di questo capitolo, come fosse un rito che magari si ripeterà anche quest'altro anno. Bello. Quindi cercate di non aprirlo perché piano piano miglioreremo anche su questo. E adesso ti rispondo subito. Ti dico solo l'ultima sezione perché è come i Ah, sette nani, quindi scusami. dicevo che ce la dimentichiamo, che è mappa, che è molto figa perché è dove parliamo delle location reali dove sono stati girati i film e diamo anche delle indicazioni per visitarle o adesso che non si possono visitare magari si può viaggiare un po' con la Non so fantasia. se segui sul nostro sito, ogni tanto scrive un ragazzo che lui proprio gira le location dei film. È un Sì, una siciliano, un cosa qui, pazzo. sì, è fighissima che. E È noi abbiamo pazzo fatto un po' lo totale. stesso con la scrittura, diciamo, andando a dare qualche consiglio per i posti che magari avevamo visitato noi o anche magari i nostri amici che ci hanno dato qualche dritta su queste cose. Come abbiamo scelto i film? È stato difficilissimo Immaginavo. perché il libro è corposo, diciamo che sono 416 pagine, quindi già è tanta roba. E volevamo appunto, come ti dicevo, non fare una sorta di elenco di curiosità e basta, tipo Wikipedia, oppure parlare poco di tante cose. Abbiamo scelto di parlare molto approfonditamente e cercare uno stile preciso per ogni film per 28 film più 1. La scelta com'è nata? Innanzitutto, appunto, abbiamo un po' ristretto il cerchio dicendo. I film che hanno avuto un grosso impatto a livello internazionale che dovevano essere pop. Film pop, intendiamo quei film che sono diventati popolari, magari quindi non sempre capolavori della storia del cinema, anche se ci sono anche capolavori tipo Shining e Blade Runner che citavo prima, perché poi sono diventati pop, cioè sono diventate delle icone pop popolari, anche se nascono come film d'autore. Una Ok. volta deciso questo, abbiamo seguito uno un po' l'oggettività di cose tipo Ghostbusters non può non esserci, Ritorno al futuro non può non esserci o cose di questo genere. Quindi abbiamo fatto un primo elenco di cose che assolutamente volevamo mettere. Poi abbiamo fatto un elenco di cose che già avevamo tantissimo a cuore noi e non tutte sono entrate perché alla fine abbiamo dovuto fare un bilanciamento. Per esempio di John Carpenter, alla fine abbiamo scelto tra tantissimi film anni 80 che sono usciti quello che forse è il suo più pop, e cioè Grosso Guai a Chinatown, lasciando fuori capolavori tipo La Cosa, tipo Essi Vivono, eccetera, che magari hanno uno sguardo un po' più cupo, un po' differente dal pop. Quindi ecco, questo è stato un po' il Ok, metro. intanto Poi che cosa abbiamo volevo fatto? salutare una Sil Ferrari che dice che anche lui va in giro per cercare le location. Mandaci foto, mandami foto che assolutamente, poi magari facciamo, chissà che magari non nasce anche agli anni 90, così. Allora, praticamente che cosa poiché appunto comunque lo spazio, cioè così non eravamo soddisfatti neanche noi, perché anche noi volevamo parlare di più di alcuni che avevamo, abbiamo inserito 10 capitoli, come tu accennavi, in Italia uscirono anche, ogni anno c'è una excursus che ovviamente occupa meno spazio della scheda grande del film, ma in cui abbiamo cercato di mettere quasi tutti i film che amavamo o che comunque pensavamo che cioè i lettori volessero ritrovare e li abbiamo trattati in maniera più veloce, più sintetica, però sempre appassionata, sempre cercando una chiave, una curiosità, un modo. E anche l'impaginazione, per esempio qua nel 1981 uscirono e poi oltre all'impaginazione classica in queste schede, ecco, abbiamo fatto un'impaginazione che l'ha fatta No, Claudio infatti, Gobbi. infatti la mia domanda che mi ero fatto poi è stata colmata da qua quando ho visto che ogni fine di ogni film E c'era. ce ne abbiamo messi un bel po' Sì, proprio, però tanti, appunto sì. non sono. Anche se poi ci vorrebbe una cosa tipo a fascicoli settimanali per mettere tutti i film. Guarda, questo è il, diciamo, il
gli anni 80 filtrati dalla nostra sensibilità, anche mia e di Allora, Simone. visto che E stanno, quindi. prima qualcuno ha chiesto se c'era dentro particolari film, farei una rassegna uscendo i film che ho preparato qua, che sono quelli che sono nel libro. Magari diciamo qualcosa, anche solo, chiaramente non svegliamo perché le persone devono comprare il libro, devono leggere. Ricordiamo che leggere fa bene, perché in tanti vogliono scrivere, ma bisogna prima di tutto leggere. E quindi ho detto, fortunatamente vuol dire che abbiamo anche gusti simili. Comunque avrei scelto anch'io questi film Alla perché se... fine alcune scelte sono tra virgolette un pochino obbligate, anche se poi Sì. alcune cose che sono rimaste fuori anche a me mi rode, diciamo, no? E però proprio quelle che sono rimaste fuori che ci rode, poi le abbiamo inserite in quel capitolo che spezza un po' la lettura e dà un ritmo differente. Secondo me sono molto fighi, io me li sono riletti tutti di seguito ultimamente per una cosa che poi dopo, se mi consenti, analizziamo in Assolutamente. diretta. Sì. Ok, quindi mi sono dovuto Parliamo riletto. in modo molto veloce. Faccio vedere e Vai. diciamo tutte e due cos'è la prima cosa che ti viene in mente rispetto a questo film Ok, vai. che è nel libro. Blues Brothers. Oh, mamma mia. È il passaggio dagli anni 70 agli anni 80 con una colonna sonora meravigliosa e tanto, tanto amore. Per me è Aretha Franklin che canta nella vestita, Con le insomma, da ciabatte. dove ciabatte. Per me quell'immagine lì, essendo grande appassionato di musica, chiaro, loro due hanno rifatto tanti classici del blues, del soul, quindi bisogna riscoprire anche il pezzo originale, però l'immagine di Aretha Franklin, che era anche di solito precisina. A proposito di musica, volevo ringraziare Players che sta commentando un Sì, capitolo prima di oh. andare a letto, fa fare bei sogni, provare per credere. Grazie, tra l'altro Bello. ascoltate anche la loro musica fighissima, li ha intervistati l'altra. Passiamo al secondo e qua quando lo riprendo questo video lo ripubblicherò su YouTube, sul sito, eccetera. Una persona mi ucciderà, ma ho già fatto una figura brutta 2 anni fa. Blade Runner. Perché ti ucciderà? Non riesco a capire, su Blade Allora, Runner. perché durante un evento che si chiama, scusami, adesso ho un vuoto mentale, nelle Marche, fanno un evento dedicato agli anni Ottanta, Okay, non bellissimo. ti voglio peggiorare la figura, eh. Se vuoi andiamo avanti. No, 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 praticamente ero ospite, parlavamo chiaramente di tutto quello che era gli anni Ottanta, e io ho detto che Blade Runner, visto oggi, è una delle cose più pallose, del mondo. Mi Allora, avrebbero ucciso. guarda, anche noi parliamo un po' dell'aspetto, volendo anche soporifero del film, tuttavia noi lo consideriamo un capolavoro. Quindi parliamo di questi due aspetti e di un film che ha fatto praticamente il cyberpunk al cinema. Sì, però sai, visto oggi è un pochino lento, ma forse è come lento tutto il cyberpunk, eh? Diciamo che sì, non è la narrazione quella che è al centro è l'esperienza del film. Infatti, se lo vivi come un'esperienza, secondo noi, riesci ad arrivare anche a, e in questo ci ha aiutato molto Stefano Ventura, a vederlo attraverso un'ottica un po' diversa da quella solita di film tetro, diciamo, no? Ecco, Sì. invece in realtà potrebbe essere anche vista paradossalmente come un inno alla vita, perché poi alla fine il discorso ho visto cose che voi umani non potete immaginare, in fiamme, largo dei bastioni d'Orione, eccetera, eccetera. È in realtà l'inno alla vita di chi ha poco tempo da vivere, no? Il tempo limitato da vivere, che è poi il motivo per cui ne parliamo nel libro, Ridley Scott ha accettato di fare il film, perché gli era stato proposto in un primo momento e aveva rifiutato. Quando invece il suo fratello è morto prematuramente, ha trovato una chiave e ha empatizzato con i lavori in pelle, diciamo, che hanno la data di scadenza. Quel romanticismo che c'è nel film, quella nota dolente, ma anche quella voglia di mettere in ogni inquadratura un punto luce che ti faccia dire wow, deriva anche da questo. Cioè, in quel film sono belle pure le pozzanghere, per E dire. comunque, se nella mia libreria
la director cut, quindi comunque vuol dire che è nei miei film Poi ovviamente il film può piacere o preferiti. non piacere, questo No, è beh, ovvio. è un film da Riconosciamo vedere e da oggettivamente che bere. sia un capolavoro, ma riconosciamo anche che sia un po' lento, dai, su, diciamolo. Noi nel libro siamo molto schietti, non ci Giusto. abbiamo peli sulla lingua. E fate bene. Labyrinth. Labyrinth per me è un capolavoro un po' perché è quello che penso, ecco, una cosa magari di quel mio, il mio ricordo è Hanson, che è una cosa che magari verrebbe meno, uno direbbe Bowie, che è il mio cantante preferito, però Hanson, perché tutti i pupazzi, gli animatronics che erano nel film erano fatti da Hanson, che è lo stesso creatore dei Muppets, ecco. È uno dei miei film preferiti da ragazzino. C'avevo la VHS che si era completamente consumata. Ridevo come un deficiente ogni volta che c'era la scena della gora dell'eterno fetore. Quindi neanche io sarò scontato, non dirò David Bowie, ma dirò gora dell'eterno fetore. E Curiosità. diciamo anche il miglior film di Bowie. Oddio. Forse sì, Forse dai. no, vuoi il cameo dentro Twin Peaks, te? Secondo me. No, vabbè, può camminare con me, soprattutto se avete visto la versione dei Missing Pieces, lì, quella parte mitica, che poi Lynch è riuscito addirittura a collegarla alla terza stagione di Twin Peaks in una maniera assolutamente folle e fantastica. Se Però, invece vabbè, avete. David Bowie, se controllate, c'è una scena in Labyrinth, se vi ricordate bene, in cui ci sono una roccia sovrapposta, tre rocce che formano la faccia di Bowie. È una scena molto evidente perché poi spostandosi di punto di vista le rocce si dividono e non si vede più la faccia. Quella è la più evidente, ma se rivedete il film oggi, e questa curiosità la trovate per esempio in Rewatch, il film pop anni 80, sappiate che ci sono, ma non mi ricordo se 7 o 8, ma il numero preciso ve lo dico, facce nascoste di Bowie nel film. Incredibile. È un po' In una come, è come il mio gioco che è faccio, difficile che da vederli, però figo. è come il gioco di trovare Stan Lee in tutti i film Marvel. No, quello sì, è quasi il gioco. Come si chiama quello che devi vedere? Oddio, Sì, forse qualcuno trovare gli oggetti, del pubblico Willy. se lo ricorda. C'ha un nome dove si trova, c'è un personaggio, no? Willy, Willy, Willy. Willy. È un po' dove si trova Willy di Labyrinth. E poi vabbè, cioè, ha comunque una storia fantastica e i Questo due non me lo attori. sarei aspettato, però, eh. Dirty Dancing! Ah, Dirty Dancing è un film assolutamente cult, amatissimo, che anche se poi a rivederlo oggi ha molte criticità. cioè, chiunque, e per questo è un film pop, chiunque conosce la frase, nessuno può mettere Baby in un angolo, e quindi è un film che assolutamente ci doveva essere perché poi è molto molto amato. Però ecco, se lo rivediamo oggi con gli occhi un po' critici, scopriamo che c'ha una falla di sceneggiatura enorme, perché Ma che sembra quasi fatta dagli sceneggiatori degli occhi del avuto cuore di una vita Bowie. molto complicata la nascita di questo film, eh. È molto interessante la nascita di questo film, e quindi ne parliamo. Ovviamente molti di voi avranno visto lo speciale su Netflix che parla di Dirty Dancing, che è molto Assolutamente. interessante. E quindi la falla, diciamo, che vi spoilerò adesso, rivedendola, rovinandovi il film, un po' come faceva la fidanzata di Sheldon Cooper con I Predatori dell'Arca Perduta, cioè la falla logica, dov'è? È che a un certo punto la ballerina principale ha un problema. Cioè, fa ridere chiamare spoiler una cosa uscita Sì. 30 anni fa, ma diciamo per non spoilerare troppo, cioè insomma, deve affrontare un intervento e come sostituta viene chiamata non una delle altre 10 ballerine che si erano viste nella scena appena precedente che ballavano benissimo, ma una villeggiante minorenne che non ha mai ballato merengue giusto per fare
la lotta di classe e l'innamoramento tra i due protagonisti, che voglio dire, è una cosa veramente che è una cosa sembra a caso. Poi ci sono dei momenti che sono assolutamente intensi, emotivi, bellissimi. La colonna sonora, c'è più colonna sonora che parole il film. Infatti il mio ricordo, il mio abbinamento qua è She's like the wind cantata da Patrick Swayze. Assolutamente, che proprio, mi sa che l'ha scritta proprio lui, se non L'ha ricordo scritta male. lui, e perché il problema è che avevano i problemi con i diritti di tutte le canzoni che volevano, e quindi avevano chiesto chi è che ha delle canzoni, e lui ha alzato la mano, io veramente avevo scritto La delle canzoni. canzone principale del film l'hanno presa da un mucchio di cassette che gli era state il giorno prima di girare la scena, quella, la canzone mitica. Quindi è un film che ha una storia molto interessante ed è interessante anche per quello, anche se appunto a cospetto di altri che sono più, tra virgolette, e vabbè. Qua posso solo di Jack Nicholson, dai, non ci stanno altre parole. Io qua ho paura, paura. Ancora, cioè, funziona ancora tantissimo. Sì, è meraviglioso e noi abbiamo cercato di fare un'analisi del film guardandolo con gli occhi del bambino. Quando lo leggerete capirete cosa intendo. È Secondo vero. me c'è un collegamento tra il bambino che guarda la Terra, il feto astrale e questo. Vabbè, storia infinita e never ending story. Versione booklet. Vabbè, io qua dico Artax, altro Sì. trauma meraviglioso e terribile. Tra l'altro anche questo, io me lo sono studiato molto perché film particolarissimo, ecco, per mio collegamento qua è Berlino, perché il film è tedesco e a Berlino c'è il museo dove si trovano Palco. tutti il drago e tutti gli oggetti di scena. Uno dei pochi successi tedeschi, diciamo, nella storia del cinema. Sì, è un successo tedesco aiutato da Spielberg. Infatti, Sì. Laurin si trova nell'ufficio di Spielberg in una teca perché il regista chiese proprio a Spielberg ufficiosamente di aiutarlo a rimontarlo per l'edizione. Infatti, ci sono due versioni: una tedesca che non ha le musiche di Moroder e una internazionale che è quella che conosciamo tutti con le musiche. Neverending Story, per esempio, non c'era proprio in quella È tedesca. vero. E il film tedesco è molto più cupo, anche se la differenza è tipo 10 minuti, non una cosa. Sì, fa un Ma Spielberg taglio, praticamente diciamo. sforbiciò qua e là alcune cose e inserì quest'altra colonna sonora. E una delle cose che sforbiciò e di cui noi siamo grati a Spielberg, pur odiandolo, tra virgolette, amorevolmente per averci fatto prendere dei colpi terribili con la morte di E.T. O altre cose, è il fatto che lui tagliò un particolare della scena in cui Artax affonda nelle paludi della tristezza, meme assoluto che conoscono anche i millennials. E praticamente cosa succede in quella scena? A un certo punto, non solo il cavallo affonda e muore, all'inizio del film, praticamente lasciandoci inebetiti per almeno 10 minuti, ma quando il cavallo affonda, nella versione tedesca c'è un particolare sulle bolle d'aria del cavallo che sta soffocando sott'acqua, sotto le paludi. Quel pezzo l'ha tolto Intanto Spielberg. volevo salutare che ci sta guardando Mirko Delle Cese, che anche lui è un grande appassionato del pop, Ciao Mirko, ciao. romano pure lui, Assolutamente, che ha scritto libri sugli anni ma ha Ottanta, scritto un sacco di che cose, sta poi in non è, che poi non è capace di ha fatto scrivere, la ma durata quello è della un altro depressione problema. uscita, che sono molto curioso. Ma lo sai che fine ha fatto lui? Non me lo ricordo, che fine ha Fa il fatto? tatuatore. Tatuatore, immagino le richieste. Vabbè, andiamo avanti. questo è un pezzo di cuore. è il film, è uno dei film di cui so tutte le battute a memoria. Io qua volevo ricordare solo una cosa: esiste il primo, esiste il secondo, ma non esiste il terzo. Non esiste il terzo, non perché, poverine, è interpretato da donne, ma perché è un brutto film. Bravo, è Cioè, solo lo quello odiamo per i il problema. motivi giusti, non per quelli sbagliati. No, Poteva il essere problema bellissimo è che è un film. brutto film. Sì, purtroppo sì.
Invece fai Invece anche il secondo è un po' bruttino, non nascondiamoci dietro un dito. Il primo invece regge tantissimo ancora oggi, fa ridere assolutamente. tantissimo, i personaggi sono tutti azzeccati, c'è cioè un ritmo modernissimo non lo so, è uno di quei film che ho visto al cinema, c'avevo mi sa forse 8 anni e mi ricordo che è praticamente il mio primo jump scare. Quando la bibliotecaria diventa un Ah, mostro vero. all'inizio proprio, no? Che mi ha preso un colpo, ma da lì poi Ringraziamo quello è anche stato il primo film. il doppiaggio italiano che fu memorabile con le frasi tipo venimmo, venemmo e senza indugio lo fottemmo. No, anche l'adattamento è fatto molto molto bene. Io per il libro con Simone, insieme a Simone ce li siamo visti sia in originale che in italiano perché parliamo anche un po' delle differenze di adattamento, no? E devo dire che Ghostbusters, con le piccole Sì. libertà che si è preso, però è un adattamento veramente fatto bene. Assolutamente. Diciamo che secondo me è quasi a livello dell'adattamento molto più libero, però azzeccatissimo di Frankenstein Junior. Cioè, nel senso, le battute sono diventate iconiche cult anche in italiano. Mentre, per esempio, Terminator questa cosa non ce l'ha avuta nel primo, addirittura I'll be back, non l'hanno neanche tradotta come tornerò, l'hanno No. tradotta tipo, non mi ricordo più. Non mi ricordo in che modo l'hanno tradotto, l'ho cancellato. E quindi anche nelle successive questo tormentone si perde perché il primo film non lo dice in italiano. E qua lo spuntiamo con una doppietta. Vabbè, che doppietta! C'è Chris Questo Columbus, in tutta la sua è gloria. stato un acquisto incredibile. Goonies e Gremlins insieme, penso che tutti e due, più Goonies che Gremlins, potrebbero non essere apprezzato da tutti oggi. Non lo so, comunque diciamo che secondo i Goonies sì, è quello che ovviamente amano la maggior parte dei nerd, a cui io associo e sta in Italia uscirono anche, ma avrebbe meritato forse anche quello un capitolo a parte, Scuola di Mostri, che è Ah, un film che vero. in Italia non ci ha avuto tanto successo, è uscito Vero. tipo 2 anni dopo l'uscita americana, un po' più di nicchia, un po' particolare, con la sceneggiatura di Shane Black. Che è quello che poi ha fatto la sceneggiatura, non so, di Arma Letale, insomma, un grandissimo sceneggiatore. Ed è un film, secondo me, in un rewatch per chi non lo conosce, da vedere in accoppiata con i Goonies. Però i Goonies è praticamente veramente mitico. È l'avventura per i ragazzini a livello dei ragazzini, cioè Sì. è l'avventura che non ti devi sforzare di credere. A qualcosa di fantastico che esista, che ne so, i maghi, i babbani, piuttosto che Vero. se È dai tutto da mangiare un verosimile, è cucchiaino tutto dopo la verosimile. mezzanotte. Esatto, è un'avventura che potremmo veramente vivere, no? E quindi in realtà è come se l'avessimo veramente vissuta. Cioè, il protagonista dei Goonies, come diciamo libro, sei tu. Potevi Sì. essere tu, saresti sempre stato tu. E quindi è un film generazionale perché viene tramandato da padre in figlio, dalla zia alla nipote, dal fratello più grande a quello più piccolo, perché è un film che parla di questi ragazzini che prendono in mano la loro vita vivendo quell'avventura fantastica, sì, però neanche troppo, che potremmo vivere E veramente. per dimostrare quanto vengono recuperati oggi gli anni Ottanta, in tutto quello che vediamo, così uno dei protagonisti è Bob in Stranger Things. Hai voglia, perché Stranger Things è molto interessante per il discorso che dicevo prima, perché i Duffer Brothers non sono degli anni Ottanta, ma sono nati dopo. Quindi hanno fatto un'opera che celebra gli anni Ottanta e ha Assolutamente. tanti, non solo per ovviamente anche una scelta di, tra virgolette, marketing, chiamiamolo, cioè nel senso, comunque sia, gli anni Ottanta è una cosa che a un certo punto ancora adesso tira per i cicli storici, no? Anche noi abbiamo fatto questo qua, Fippo anni 80, ma perché dentro c'è un po' il nostro cuore. Noi siamo nati negli anni 80, un po' prima, e quindi abbiamo vissuto gli anni 80. Mentre i Duffer Brothers dicono che per loro gli anni 80 sono comunque gli anni della formazione, dell'infanzia, perché hanno visto e rivisto quei film con le videocassette nella casa dei genitori. Cioè, questa è una cosa molto importante, perché oggi la fruizione dei film è quasi
è molto più, tra virgolette, veloce. Abbiamo tutto a portata di mano. Una volta, quando c'avevi quella videocassetta di Labyrinth, quella di chi è anche stato Roger Rabbit, quella di Batman, quella di Ritorno al Futuro, eccetera, la vedevi Da 300 miliardi consumare, di è vero? veramente, te la ricordavi a memoria. Assolutamente. Era una celebrazione continua. Ecco perché forse alcuni di questi film sono ancora così importanti per l'immaginario anche moderno. E quindi molto spesso i ragazzi, che magari c'è qualcuno che è più giovane che ci sta guardando, ce lo può dire, sono molto incuriositi da quest'epoca che non hanno vissuto per Assolutamente. capire da dove arrivano queste cose. Per parlare poi anche di saghe che nascono dagli anni Ottanta e ci accompagnano ancora oggi, nel libro, per esempio, ce ne sono due Ma importantissime, tre. ti interrompo perché ce n'è una che rivedremo proprio lui in Stranger Things 4. Purtroppo non sappiamo ancora quando, ma Esatto, Robert Englund. stavo per dire pure io una Mi cosa sono del genere. fermato perché volevo darti il lancio. Meraviglioso, non, niente di preparato, però Nightmare è uno dei classiconi horror di cui parliamo in film pop anni 80, qua nell'illustrazione di Jacopo Starace. A Non so proposito, se ti devo fare proverò assolutamente. invidia, ma Ma è questa quella autografato. completa? No, questo è quello autografato da Robert Englund. Mi alzo le Perché mani e mi inchino. ho avuto la fortuna di conoscerlo in uno di quei meeting di malati Se di vai mente. sul mio Instagram, scorri un po' più in giù, vedrai un'altra cosa. Ho visto il guanto. Però Io non è ai. mio. Non è mio. Guanto Ti autografato. dico però che ho chiacchierato un 40 minuti con Englund, una persona veramente amabile, però ne è uscito veramente male da qua lui. Cioè, Sì, proprio quando gli facevi le domande su Nightmare, era proprio tipo, non ne posso più. eh? Vabbè, quando uno si lega così tanto a un personaggio, poi è una cosa un po' inevitabile. Il guanto firmato da Englund è di Danilo Restuccia, che è un mio amico e grandissimo esperto di horror, che è un altro dei collaboratori di Filmpop anni 80, perché ci ha fatto due dossier, uno su Nightmare e uno su Venerdì 13, che è il film con cui si apre il libro. Sì, Cosa, invece scelta strana, ma scelta cronologica, molto e secondo me bello. anche assolutamente, questo è Venerdì 13 nell'illustrazione di Zeno Colangelo. E ci ha fatto due dossier su Venerdì 13 e Nightmare, pieni di curiosità che abbiamo potuto poi utilizzare per scrivere i nostri capitoli, che ci hanno fatto venire i brividi, alcune cose fighissime, tipo, non so se lo sai, ma che il guanto di Nightmare, quello originale del primo film, è scomparso dopo le riprese, nessuno sa che fine abbia fatto. Sì. Voglio fare una piccola parentesi. Batman, questo è il film praticamente con cui Simone Stefanini e io abbiamo battagliato di più, perché io assolutamente lo volevo, per me è un film cult, anche se diciamo non è Però all'altezza forse nell'immaginario pop ci sta. Non è all'altezza forse del sequel, però secondo me assolutamente ci sta, e secondo me è anche una sorta di riassunto, è fine anni 80, è una sorta di riassunto di tutti gli anni 80. Pensateci un attimo, ci sta Kim Basinger di 9 settimane e mezzo, ci sta la vestizione di Batman che sembra quella di Rambo, c'è la scena in cui Batman uccide i suoi nemici kung fu con una mossa, un po' come faceva i Predatori dell'Arca Perduta Indiana Jones con la frusta contro la scimitarra, e poi con la pistola lo uccide. E ci doveva essere Sean Young al posto di Kim Basinger, ma comunque l'aspetto, tra virgolette, cyberpunk, l'aspetto della città quasi retrofuturistica, Sì. è futuro invecchiato, è fatta dalle scenografie di Anton Furst. Insomma, è veramente una sorta di. Poi ci sono le musiche di Prince. Insomma, è un catalogo, secondo Qua me. col prossimo capirai che questa proprio non è questa è una malattia, è una passione dalla versione che ho in mano. Oh mamma mia, so, vabbè. Che figo.
Questo è un altro dei film che vedevo in continuazione da ragazzino. Ritorno al futuro. tipo la quarta edizione che compro, eh. Ritorno al futuro Comprare. è un po' appunto veramente come ci immaginavamo il futuro, cioè il futuro che era un dialogo tra un ragazzino rock e un nerd scienziato folle che le persone magari neanche consideravano, ma che invece ti rivoluzionava tutto con un upgrade, mettendo il flusso canalizzatore, fighissimo, il flusso canalizzatore su una DeLorean, per esempio, no? Già, già. No, Marty Doc. ma invece io ti direi la cosa più, abbiamo il primo capitolo è anni 50, perché C'era il discorso del generazionale che facciamo oggi noi con gli anni 80, cioè quando uscivano gli negli anni anni 80. 80 c'era il ritorno degli anni 50 e degli anni 60. Esatto, e quindi è molto molto interessante. Oggi quando lo rivediamo, cioè, fa un effetto paradossale perché Sì. ci fa più impressione, tra virgolette, il guardare le cose anni 80, cioè le Sì. vediamo che allora era il presente. È un cortocircuito veramente interessante, è uno dei motivi per Anche cui perché tante rivo. cose che erano qua dentro sono diventate realtà. Esatto, Pensa a come dicevo. Trump. Esatto, sì, è vero. No, ti dicevo, molti film degli anni 80 hanno un po', come dire, predetto un po' il futuro, no? Pensiamo solo ai Ghostbusters anche, no? Cioè, Ghostbusters sono alla fine degli eroi un po' inusuali per eroi anni 80 che di solito erano Schwarzenegger, Sylvester Stallone, muscolosi, eccetera, no? Erano dei nerd che si sono inventati un lavoro nel garage di casa che prima non esisteva e che poi hanno salvato il mondo. Cioè, è veramente la stessa cosa un pochino è Doc di Ritorno al Futuro. Cioè, una sorta di rivincita dei nerd ante litteram che poi sarebbero stati veramente i creatori dell'immaginario e dei device che usiamo, cui stiamo facendo questa Beh, diretta, per esempio. ricordiamo che l'hoverboard è realtà adesso, quello bascula, diciamo che Io rimane non ho capito sospeso. se hanno fatto o no le scarpe autoallaccianti, le hanno fatte, sì. Allora, c'è un modello che è uscito della Nike, chiaramente era un prototipo che è battuto No, all'asta. vabbè, no, finché non nascono le scarpe autoallaccianti non siamo ancora nel No, futuro, dobbiamo livello no. rivederle. Ne abbiamo già parlato prima perché all'inizio, però anche questo non può mancare in una buona raccolta. Assolutamente. E per me E.T. è, non so, forse sia proprio un'esplosione di emozioni Sì. ai tempi, quello per cui ricordo io. Fortunatamente io tanti di questi film qua, E.T., avevo costretto i miei genitori a portarmi al cinema. E invece Ritorno al Futuro, tutti e tre Ritorno al Futuro li ho visti al cinema, tra l'altro imbestialito nel secondo, perché nel secondo c'era il to be continued che non ti aspettavi, ed ero incavolato perché dicevo: ma adesso quando è che esce il 3? Oggi siamo abituatissimi. Oggi sì, oggi ormai sappiamo che i sequel, prequel, ormai si sfruttano. Il merchandising Marvel ne ha fatto veramente una scuola. Però invece ai tempi, poi il gusto di vederli al cinema e tanti, fortunatamente tanti di questi di cui stiamo parlando, sono riuscito a vederli al cinema e qualcuno quando li hanno riproposti sono tornato a rivederli perché comunque il grande schermo non c'è niente da fare. Infatti, no. Rivederli al cinema è sempre emozionante. Indiana Jones, i Predatori dell'Arca Perduta, che all'inizio si intitolava solo I Predatori dell'Arca Perduta, e anche questo è un grandissimo omaggio agli anni 50, ma anche prima, di Spielberg, che fa un po' quello che Tarantino fa oggi, cioè recupera proprio dei pezzi di cinema del passato, te li riaggiorna e sembra che l'ha inventato lui. Lo faceva Spielberg 30 anni fa. È un film mitico. Anche questo è autografato, scusa, non vedo bene. Sì. Sì, ma ahimè non è autografato da Harrison Ford, ma è autografato da Salalla. Ah, come no? E praticamente quello che poi nel Signore degli Anelli sarebbe stato anche Gimli. Assolutamente, grandissimo attore, tra l'altro ha lavorato con Zeffirelli, persona incredibile. Quando l'ho conosciuto, anche lui è molto persona molto la buona. E parlava di come si ubriacava mentre registrava con Zeffirelli.
Particolare. Beh, Indiana Jones, è, esempio, mio figlio ha riguardato la scorsa settimana il primo che avevo fatto vedere quando era più piccolo e adesso l'ha rigustato veramente alla grande, che ha 10 anni, quindi. Veramente, cioè all'inizio penso che sia proprio assolutamente un Luna Park per un ragazzino, è stupendo. Sì, è veramente eccezionale. E chiaramente questi sono solo alcuni dei film che sono presenti nel vostro libro, poi lasciamo anche un po' la scoperta. Ecco, un altro che io non ho in DVD perché, vabbè, ce l'ho in digitale, Karate Kid, che Kid, c'è Fish anche lui è ritornato alla grande perché su Netflix abbiamo Cobra Kai, che tra l'altro ve lo consiglio perché è una serie godibilissima. È vero, Veramente bella. confermo. E poi, vabbè, c'è Rocky, anche Rocky Zan. 4, Top Gun, Stand By Me che abbiamo citato prima, Die Hard. Però ce n'è uno che veramente. Vai, Dimmi, vai avanti tu. No, dimmi. perché quando ho letto Il tempo delle mele, che io è un film che odio, e ho detto: ma perché cazzo ha messo Il tempo delle mele e non ha messo questo? Vabbè, Perché? perché No, devi dirmi perché. Non hai secondo messo Wall Street. è più pop il tempo delle mele in un certo Sì, senso e però ha Wall Street. Devi fare un seguito solo perché ci manca Wall Street. Comunque, il tempo delle mele è vederlo oggi un po' un'odissea, diciamo, no? Quando fai il rewatch, però è veramente una fotografia dell'inizio degli anni Ottanta che Sì, fa vivere un po' quei momenti ho lì, capito. eccetera. Ho Però, cioè, capito. però voglio dire una cosa: abbiamo messo il tempo delle mele perché era un prototipo assolutamente che non poteva non esserci con la sua scena delle cuffiette che è super pop e iconica, ma abbiamo messo anche un altro che capolavoro molto, molto più bello, diciamo, che è Breakfast Club, che Ah, è alzo capolavoro le mani. assoluto, che magari qualcuno potrebbe dire forse non è No, troppo no, pop, no, no, invece è proprio, cioè, è il seme della commedia teen fatta con un'arguzia. Una delicatezza, far ridere e piangere allo stesso tempo. È un capolavoro. no. E quindi ce l'abbiamo messo con tutto il Breakfast Club cuore. va visto perché poi è il capostipite proprio di tutti quei film. Lo stesso regista ha fatto una serie di film, diciamo, teen movie, teen Infatti drama, parliamo anche di diciamo. una pazza giornata di vacanza e Bravo. citiamo anche alla fine del libro diciamo, la scena dopo i titoli di coda più famosa forse della storia del cinema, anche se non tutti sanno che deriva da quel film, quando Ferris Bueller dice: ma ancora qua state, il film è finito, andate, andate a casa. Sì, perché E poi è stata ripresa da Deadpool, che si è ripresa da tu noi sai che immodestamente alla fine. gran parte delle cose che dicono quando sono in cerchio in Breakfast Club non erano nel copione, Sì, sono sono stati improvvisati. improvvisazioni degli attori, hanno scelto qual era la loro backstory, molto interessante. Qua. È un sequel, è un No, sequel. è il sequel. No, scusa, perché mi avevano detto che non c'era più il limite dell'ora, però ho dovuto fare in modo che intanto sto pubblicando quella parte lì. Ripetiamo quello che stavi per dire, dai. Sì, allora, sono veramente contento di poter annunciare che ad aprile, cioè praticamente dopodomani, vai in ristampa Film Pop anni 80, quindi la prima tiratura è quasi esaurita e Compratelo, compratelo. sono contentissimo, perché è un libro che appunto io e Simone abbiamo scritto con il cuore, c'è un anno di lavoro dentro e tanti anni passati a guardare film e a studiarli. E, devo dire anche due parole sui disegni del libro, perché come avete visto è un saggio molto scritto, assolutamente pop, e contribuiscono a renderlo pop anche le illustrazioni sono per Sono la molto copertina belle. Arturo Lauria, una copertina che io amo definire fotonica, dove ci sono tantissimi riferimenti, vi sfido a indovinarli tutti, a partire dal pavimento, che magari con questo colore non fa subito pensare, ma
Ecco qua, basta che l'ho indicato che già capite tutto. Ha già capito. Riferimenti più grandi e più piccoli, Arturo Lauria, che tra l'altro tra poco potremo gustare come artista di Landog Color Fest. Ah. L'altro è Jacopo Starace, anche lui presto su un Color Fest, e l'altro è Zeno Colangelo. Sono tre artisti bravissimi che hanno interpretato a modo loro, ogni capitolo si apre con una sorta di locandina ripensata del film, diciamo, e poi con l'impaginatore editor Claudio Gotti, che era il mio coautore nei libri sulle serie TV cult, ci siamo inventati anche questa impaginazione, dove non so se si vede bene, ma praticamente c'è una sorta di I titoli. simuliamo una locandina vintage con i Infatti mi è titoli. piaciuta molto questa idea qua. Ma vorrei fare, poi ho detto, siamo ancora 5 minuti, giusto ho tirato fuori altri film che ci sono comunque, perché come abbiamo detto non è che qua si parlano di 28 film più uno, però in ogni annata poi dite comunque quest'anno sono usciti anche tra tutti questi film, quindi è anche Sì, un buon vorrei dire, vademecum per capito, andare a scoprire sono usciti anche, non è un elenco, cioè è una anche. sorta No, di no. elenco commentato, quindi Sì, è comunque commentato, parliamo quindi anche. diciamo che consigliate anche la visione magari di questi altri film, come ad esempio Wall Street. Ho capito, te la sei legata al dito, ma questo fa parte del gioco. Ma ci sta, ma poi ci sarà sempre quello che dice, ma perché non hai messo? Ma perché non hai messo ad esempio Spaceball? Sempre in Italia uscirono anche, non c'è niente da fare, Infatti. cioè nel senso O alla ad fine. esempio, nei principali, che è molto pop, mi sarei aspettato di trovare anche questo. Tron, sì, alla fine comunque erano, come ti dicevo, 416 pagine. Se sforavamo questo No, no, detto, ma lo il libro so. cominciava a costare uno sproposito, era troppo voluminoso, sarebbe stato un altro. E poi comunque. È una scelta, dai, No, no, diciamo ma così, è io una scelta, scherzo. sì. Era giusto per darmi un'impressione anche su questi film. Nel senso di Tron, no, noi parliamo, ovviamente, come ti Sì. dicevo, è anche vero che alla fine Tron è assolutamente importantissimo per l'immaginario vaporwave, eccetera, no? Ma però come film, bah, io L'uso lo trovo, del al di là simile. dell'idea di far interagire per la prima volta dei programmi senzienti. Poi come film c'ha delle limitazioni, fu un flop quando uscì. Questo non vuol Sì. dire niente, perché pure Shining fu flop quando uscì. Tuttavia, è anche vero che alcuni di questi film sono. Noi partiamo quasi sempre dalle nostre emozioni, dai nostri ricordi. Quindi alcuni di questi film magari non li abbiamo vissuti quando uscirono in quel Chiaro. periodo. E quindi anche noi li trattiamo cioè è comunque un libro personale, non è un'enciclopedia, non è un No, no, ma sommario. infatti Sì, no, ci per dire, no, mancherebbe. per spiegare anche. È come noi che abbiamo un magazine che parla di anni 80 e tanti ti dicono, ma però non avete mai parlato di, ma no, perché anche noi trattiamo il sito parlando, mettendo anche le nostre impressioni o quello che amavamo all'epoca, quindi non per Beh, alla forza. fine, se scrivi di qualcosa che tu ami tanto, esce sempre meglio, non Lo c'è fai niente da fare. più volentieri tutto, però Questo non vuol dire che, per esempio, noi non amiamo i film italiani degli anni Ottanta. Per no, esempio, ad esempio. capito? Noi abbiamo proprio per questo deciso, visto che non ci. Esatto, non volevamo lasciare proprio. Intoccata questi cult, Vacanze di Natale. E quindi che cosa abbiamo fatto? Nel libro ci sono due extra. Uno è quello che vi dicevo prima, che non si può rivelare, che è il capitolo da leggere solo la vigilia di Natale. L'altro extra invece si intitola Cosa resterà di questi anni Ottanta e parla dei film italiani usciti in quel decennio. Anche qui con un linguaggio un pochino più rapido, più veloce, ma andiamo, diciamo, a co come scriviamo nel libro, parcheggiamo un attimo la DeLorean, prendiamo la bianchina di Fantozzi e ci facciamo un viaggio meraviglioso in questi 10 anni, dove comunque il cinema pop italiano, anche se per la maggior parte delle volte non è arrivato
a conquistare il pubblico internazionale ha sicuramente fatto i nostri anni Ottanta. E quindi parliamo di Vacanze di Natale, e parliamo di Sposerò Simon Le Bon, parliamo anche di Nuovo Cinema E Paradiso, che ci vuoi fare? di come si chiama, di Non ci resta che piangere, e tanti altri film che hanno fatto i nostri anni Ottanta. E quindi. Boh, comunque parlate anche di Flashdance, che è comunque un altro film così. Come Flashdance mi sarei aspettato Saranno parlando famosi. anche voi. E appunto, alla fine di Saranno famosi parliamo in Italia uscirono anche se poi di Saranno famosi in Italia quello che ci ha avuto veramente il più grande successo è stata, come diciamo nel libro, la serie La TV. serie. Perché la serie TV ci ha accompagnato veramente per tutto il decennio dopo Pranzi. Assolutamente. Io ricordo che tornavo a casa dalle superiori, accendevo Rai 2, guardavo Saranno famosi. Che poi è quello che un po' è anche uno dei motivi per cui gli anni Ottanta ancora vengono ricordati, no? E i reality alla fine vengono da lì, cioè da quel format, dal fatto che dal sogno che qualsiasi persona può raggiungere la ribalta, può realizzare i propri sogni, come in Fame, come in Flashdance, e una marea di questi film anni Ottanta che, diciamo, li ricordiamo anche per le, tra virgolette, brutture che dicevamo prima, magari un po' di sessismo, Sì. omofobia e varie altre cose, ma c'era questa sorta di fiducia nel futuro, questo andare verso un lieto fine quasi sempre. Cosa che poi negli anni 90 ovviamente ci viene tolto, no? C'è questa fiducia nel futuro che ti trasmette, magari anche un po' in maniera ingenua, no? Ma io penso anche che una cosa che ribadisco sempre è che comunque gli anni 80 furono una decade di un'esplosione di colori, perché arrivavamo dagli anni 70, che soprattutto in Italia erano gli anni di piombo, anni bui, tristi, veramente grigi, la TV era in bianco e nero, invece c'era tutto da scoprire e tutto da inventare, perché il grande successo della TV privata, delle TV private, che tante cose, soprattutto più che il cinema, che diciamo abbiamo guardato. Abbiamo fatto una carrellata di tanti film che sono ancora tutti godibili a oggi, anche quelli che magari non piacciono più a me per gusto personale, però sono tutti guardabili. Invece quello che era la TV o i telefilm degli anni Ottanta, oggi ci facciamo magari più delle domande perché li guardavamo. Sì, ha un po' cambiato il paradigma, ma anche proprio a livello produttivo. Con le serie TV e con Twin Peaks, praticamente, soprattutto con Twin Peaks, che è cambiato il modo di approcciarle. Twin Peaks è anni 90, proprio inizio anni Sì, 90. novanta. Cambiato il modo di approcciarle, non solo per quanto riguarda il pubblico, ma anche proprio da parte dei produttori, quindi più coraggio, tematiche più adulte, o comunque sia la fiducia che il pubblico poteva seguire una storia continuativa, quindi lo specifico della serialità televisiva in più puntate, che non fosse solo una cosa, tra virgolette, da soap opera, ma che si unisse anche il cinema d'autore. Assolutamente. Cose che poi abbiamo conquistato, cioè che Twin Peaks ha conquistato e i cui frutti godiamo ancora oggi. Infatti, nel mio primo dizionario delle serie TV cult, io e Claudio Gotti facciamo partire la serialità televisiva moderna da Twin Peaks, è il sottotitolo, da Twin Peaks a Big Bang Theory. Quindi ecco, ho fatto un libro Anche sui sitcom perché degli anni 80, mentre tre libri sulle serie televisive partono dagli anni 90 ad oggi. Non che prima non ci fossero capolavori, intendiamoci, no, non era così, ne parlavamo però al erano telefono. differenti, si fruivano in maniera differente. Ne parlavamo al telefono. Tu sei un grande appassionato di David Lynch, tant'è che hai fatto un libro e hai un sito dedicato a David Lynch. Negli anni '80 David Lynch è stato Dune, è stato Velluto Blu, che mi sa pare ancora anni 80, Sì. e Elephant Man, Velluto Blu, Dune, sono Elephant Man. tutti film anni Io 80. adoro Velluto Blu. Dune era. Dune è un film che anche Lynch stesso ha disconosciuto perché non ha avuto un po' la libertà di farlo come voleva lui, e un po' proprio anche a monte lui dice che si è quasi autocensurato perché sapeva più o meno
che cosa voleva De Laurentiis da lui. Ma non è che è colpa di De Laurentiis, è proprio il sistema produttivo. De Laurentiis ha prodotto anche Velluto Blu, cioè voglio dire, alla fine Veduto blu, capolavoro. è così. E a Ma proposito di David Lynch, approfitto perché è curioso che domani ci sarà una sorpresa assolutamente vintage, rarissima, una cosa rarissima che finalmente sono riuscito a trovare dopo tanto tempo. Domani la vedrete su davidlynch.it. Non vi dico niente, ma chi mi segue forse può già capire. È una cosa che sto cercando veramente da tanto tempo. Finalmente, sono riuscito a trovarla. Vedrete. bene. E ha a che fare anche con l'Italia. Ah, incredibile. Bene, io direi di comunque l'importante è aver fatto scoprire anche il vostro libro. Io faccio sempre vedere molto volentieri i libri che compro io o che mi mandano gli autori. Cioè non è la cosa, nel senso, non è che pubblicizzo quelli che mi vengono regalati o no, non è assolutamente. Tant'è che a volte ho fatto dirette con autori che non mi hanno mandato il libro, ma il libro l'ho comprato, come era giusto, perché mi devo comunque documentare per non dire bestialità. Io dico, non c'era comunque un posto migliore dove parlare di film pop anni 80 che gli anni 80, cioè voglio Ah, dire. quello assolutamente. Poi io penso adesso, diamo adesso chiaramente quello che ci siamo detti all'inizio, per quando la gente riguarderà la prima parte, se magari parte dalla seconda, poi arriverà la prima o viceversa, così che Alla fine abbiamo fatto una cosa linciana. speriamo nella riapertura dei cinema. Però oggigiorno, con lo streaming abbiamo a disposizione, è partito molto in sordina quello che è gli anni 80 in streaming. Secondo me c'era un po' di dubbi forse dalle aziende, diciamo, che possono essere. Adesso Invece adesso c'è stata la un'esplosione. maggior parte delle cose di questo libro si trovano in streaming sulle varie piattaforme. Assolutamente. Infatti, su Amazon Prime Video sta mettendo tantissimo materiale anni 80, anche telefilm, ha caricato da pochissimo Supercar, mi pare anche le A-Team, c'è Automan. Ci sono un sacco di cose anche molto trash o anche di nicchia che potete recuperare su Amazon e su Netflix, che è partito mettendo, diciamo, le hit, che erano Ritorno al futuro, Ghostbuster, invece poi ha iniziato a caricare Breakfast Club, oppure tanti film anche minori anni 80, e sono usciti tantissimi bellissimi documentari dedicati agli anni 80. Voglio dire solo un'ultima cosa che riguarda il film con cui chiudiamo il libro, che è stata una scelta particolare ma molto sentita da parte mia e di Simone. Una scelta magari non convenzionale, che uno non si aspetterebbe in un libro che si intitola Film Pop anni 80. Tuttavia è un film in un certo senso pop che fa la cosa giusta di Spike Lee. Il libro l'abbiamo scritto proprio durante il lockdown dell'anno scorso, proprio con le notizie di cronaca che ci ricordavano della morte di George Floyd. E quindi abbiamo visto come questo film, che ha avuto un grandissimo successo, che è stato anche candidato a diversi Oscar, ma non all'Oscar per il miglior film, e c'è un aneddoto molto simpatico che riguarda Kim Basinger su questo fatto. Ecco, questo ci sembrava la cosa giusta, finire il libro con questo film, che è stato un ponte ideale, secondo noi, verso poi il cinema degli anni 90, cioè proprio un cambio di temperatura, di paradigma, diciamo noi, no? Pur conservando alcune caratteristiche dei film pop. Quindi è molto interessante questo connubio tra Sì. cinema d'autore e cinema pop. L'aneddoto di cui ti parlavo è che quando ci sono state le consegne, la cerimonia degli Oscar, tra i miglior film non era candidato Fa la cosa giusta. Kim Basinger doveva presentare i candidati del premio, quindi sale sul palcoscenico e dice, tutta un po' tremante, si vedeva che era un po' emozionata, un po' c'aveva paura, un po' era molto emozionata, dice, questi film sono qui per un motivo, perché raccontano la verità, ma il film che racconta forse la verità più forte di tutti non è stato candidato come miglior film ed è Fa la cosa giusta.
Il pubblico dell'Academy, alcuni applaudono, alcuni sono rimasti così. Kim Basinger penso che avesse temuto che c'era il mirino di Predator che si palesava sul suo décolleté, esatto. E se lo volete vedere, vi lascio con questa cosa: andate su YouTube, cercate Kim Basinger, Do the Right Ah, Thing, e trovate molto. il discorso di Kim Basinger, e è una grande. Ecco, il vantaggio di oggi è che veramente con tutti gli strumenti che abbiamo possiamo veramente curiosare un po' con i libri, un po' con internet, un po' con lo streaming, farci anche insomma, una cultura, un viaggio nelle curiosità. Il libro, come vi dicevo, finisce con l'unica pagina fumetti che c'è nel libro. Beppo Giallo è una casa editrice specializzata in fumetti, quindi abbiamo voluto giocare anche con questo. E che, diciamo, io e Simone, vestiti da Ghostbusters, ci vediamo negli anni 90 come una speranza, ancora non si sa. Neanche l'editore ancora lo sapeva che ci mettevamo questa cosa, ma il fatto che ci sarà la prima ristampa ad aprile di questo è sicuramente un grande passo verso la possibilità di fare in questi momenti anche un po' difficili un altro libro magari sui hip hop degli anni 90. Chi lo sa? Voi chiedetecelo, noi lo vorremmo scrivere. Mi tocca aprire gli anni 90. Fai per un No, giorno cambi titolo, non lo so. lo compro lo stesso il libro, tant'è che ho ordinato il tuo libro di David Lynch. No, grazie. Quindi questo è per dire no, perché poi comunque se ti piace lo stile e tutto è giusto dello stesso autore, Grazie. Anche stupendo. in David Lynch cerco di parlare in maniera, diciamo, sì, molto analitico ovviamente perché sono i figli di Lynch, non è che poi, però sempre in maniera un po' pop, divulgativa, non astrusa, diciamo pesante. Questo è la mia intenzione. Cioè, come dico sempre, che è una frase che ama Lynch, che diciamo, ci vuole la mente e il cuore. Ecco, io cerco di far dialogare mente e cuore quando scrivo e non essere troppo di un modo o troppo in un altro, perché anche solo di ah, meraviglioso David Lynch, perché uno si aspetta che magari legge il mio libro su Lynch, chissà che sono appassionato e che ogni pagina c'è un articolo superlativo. Me li ha tolti tutti l'editor, Claudio Gotti. Che Matteo, saluto. io ti ringrazio veramente insomma, per aver parlato. Poi, alla fine, quello che faccio con tutti è di fare una chiacchierata perché si parte da un punto che può essere il disco, il libro, la musica, quello che è, ma poi si parla a 360 gradi un po' della nostra decade preferita, ecco. Io ringrazio tantissimo te che mi hai invitato, ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato, chi ha comprato il libro, chi lo comprerà e tutti quelli che mi scrivono per dirmi ho letto questo capitolo e mi è piaciuto tantissimo, oppure perché non ci hai messo quest'altro film? Ma Ringrazio entrambi. non riesco a trovarlo più, dove? Ma soprattutto perché non hai messo Wall Street? No, 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 è basta, basta, non ce l'hai più neanche tu, è scomparso, si è cancellato. scomparso, si è esploso. No, ti ringrazio e ci sentiamo presto per aggiornarsi su altre cose Stato un piacere. che ho qualche idea. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.